Paolo Zucca, che consegnerà il premio, che è anche un regista di chiara fama, di nota fama, soprattutto molto apprezzato da noi sardi, ma anche dal pubblico al di fuori della Sardegna, che riesce a raccontarci con il suo, con i suoi film, tante realtà differenti, provocandoci sempre delle grandi emozioni quando siamo davanti allo schermo. Con noi Juan Pablo Lepore, che è il vincitore del premio con la Vuelta al Campo. Ma lascio la parola a Paolo per le motivazioni. Ciao Juan Pablo, complimenti. Leggo le motivazioni del premio assegnato dalla nostra giuria. Per la lucidità di un'analisi politica che configura il ritorno alla campagna come lotta per la giustizia, per la democrazia, per la salute e per la sovranità alimentare, contro le ingiustizie di una globalizzazione di stampo neoliberista, che oltre a generare povertà e sradicamento sociale, sta portando il pianeta verso un'irreversibile catastrofe ambientale. Quería agradecer y quería contar un poco lo que es este documental que bueno, que nos llevó 10 años poder realizarlo. Es un poco la síntesis de un montón de experiencias que tienen que ver con la esencia de la lucha por la tierra, de la reforma agraria, de la soberanía alimentaria. Para nosotros es muy importante poder contar este tipo de relatos y poder visitar y poder poner en películas el relato de los y las campesinas que están haciendo historia, haciendo una transición de un modelo químico, de un modelo agrotóxico, de un modelo de muerte, hacia un modelo que tiene que ver con la salud primando las decisiones. La película es portavoz, es un estandarte de la lucha de todos los campesinos que están haciendo este cambio, esta transición, y que en definitiva están salvando vidas y posibles potenciales millones de vidas en todo el mundo que puedan seguir este ejemplo de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Así que muchas gracias a todo el Sì, festival. perfetto. Se puoi dirgli da parte nostra che lo ringraziamo molto per aver partecipato e siamo lieti di avere film che vengono davvero da tutto il mondo, anche grazie a registi come lui. Lui ha conseguito il secondo premio, che sarà una statuina color argento, sempre fatta con lo stesso materiale, sempre tutto biodegradabile, sempre per rimanere nel tema del suo documentario.